Chiamiamo il silenzio al momento della partenza. In position. Set. Ed è partita, anzi sono partite le prime due classificate, dodicesima e undicesima, nelle prove di qualifica di Sofia Guerrini ed Eleonora Carraro. Andranno a far segnare i primi tempi. '21-398 per Guerrini, '21-549 Noemi Colaianni, patinatori Samoa Torinese e Chiara Orlandini, Messana in Corpo Sano, Siena. In position, set. Partite con Colaianni e Orlandini a caccia del 21-398 fatto segnare da Sofia Guerrini nella prima batteria. Siamo ancora fra le migliori 12 d'Italia, ma mancheranno un paio di serie. E il tempo di 21.065 per Noemi Colaianni, 21.212 per Chiara Orlandini, 21.065. In position, set. Partita dalla serie delle due più veloci rispetto a quelle precedenti, vale a dire Silvia Paoletti, Luna Sports Academy e Giada Aragu. 21.065 da battere, vedremo già il primo meno 21 presumibilmente. Sono molto vicine. 20.787 Giada Aragone, 27.87, 20.966. In position, set. Qui ci avviciniamo alla lotta per il titolo, 20.787 da battere con Chiara Conigni e Vittoria Pizzini. Venti centosette, miglior tempo, Chiara Conigni, 20.107. In position, set. Sono partite Lapitelli e Cesca, due atlete completamente diverse dal punto di vista fisico. Vittoria meno di 20, andiamo a 20.107 da battere, sono vicinissime, sembra leggermente in vantaggio, attenzione, 20.02 Elena Lampitelli, miglior tempo, 20.02. In position, set. Alice Sorzonovo, già campionessa europea, una lunga carriera a livello internazionale, nonostante sia qua nella categoria juniores, sembra leggermente in vantaggio. Alice Sorzonovo al passaggio ai 100 metri, 19.210, e ufficiosamente vince il titolo italiano, categoria juniores.